Sono tante le famiglie di tutto il mondo che si sono radunate lungo il Benjamin Franklin Parkway di Filadelfia per la celebrazione conclusiva dell'ottavo incontro mondiale delle famiglie. Centinaia di migliaia di persone, Papa Francesco le ha benedette dalla Jeep bianca e poi all'omelia ha riconosciuto che in questa grande partecipazione c'è qualcosa di profetico, una specie di miracolo nel mondo d'oggi, ed ha chiesto a tutte le famiglie del mondo di aprirsi al miracolo dell'amore per il bene, di insegnare ai figli a gioire per ogni azione che si proponga di vincere il male. A qualunque religione appartengano, aggiunto, troveranno la nostra gratitudine, perché la nostra casa comune non può più tollerare divisioni sterili. I nostri figli, ha spiegato Papa Francesco alle famiglie cattoliche, devono trovare in noi persone capaci di associarsi ad altri per far fiorire tutto il bene che il Padre ha seminato, capaci di partecipare alla profezia dell'alleanza di un uomo e una donna, che genera vita e rivela Dio. Profezia di pace, gentilezza e tenerezza, perché l'amore si esprime in piccole cose, nell'attenzione ai dettagli di ogni giorno, in piccoli gesti miracolosi. Al termine della celebrazione il Papa ha consegnato il Vangelo di Luca a 5 famiglie di tutto il mondo e a una siriana e il presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, l'arcivescovo Paglia, ha annunciato che il prossimo incontro mondiale si terrà nel 2018 a Dublino.